controller con batterie estraibili o controller con batteria integrata ricaricabile? E se vi dicessi che per me il miglior controller è quello con la batteria estraibile e ricaricabile? Partiamo per punti. Durata della batteria. Ebbene, un controller con batterie estraibili, con normali pile AAA, praticamente ha una durata di batteria infinita. Ogni volta che si scaricano le batterie basterà andare a sostituire queste pile acquistandone di nuove e avremo di nuovo il nostro controller carico. Mentre questo controller ha un ciclo di vita, perché ovviamente la batteria integrata non potendo essere cambiata, dopo un po' di anni il materiale al suo interno si deteriorerà, quindi durerà sempre di meno. Dopo ogni ciclo di carica durerà sempre di meno. Posso dire che attualmente mi dura solo 2 ore la pila, mentre qui continua a durarmi più di 8 ore. Queste batterie. Invece questo controller ogni 2 ore devo metterlo sotto carica. Questo controller, una volta scaricate le pile, basta sostituire ed il gioco è fatto, si può continuare a giocare. Questo controller, una volta che si è scaricato, bisogna attaccarlo a una console o da qualche parte. E ovviamente, se siete sfigati come me, che ha la TV a 4 metri di distanza, vi attaccate al cazzo. Perché dovete smettere di giocare. Con questo invece non smettete mai di giocare. Semplicemente sostituendo le pile. Riguardo la durata, posso dire che il migliore è questo. Però ovviamente cambiare le pile ha un suo costo. Questo costo zero, ricaricate e siete pronti. Invece su questo dovete ogni santissima volta siete obbligati a cambiare le pile. Quindi ha un costo non indifferente il cambiare le pile. Ovviamente c'è anche da dire che io ho risolto alla grande il problema delle batterie acquistabili comprando semplicemente un battery pack. Vi posso mettere il link in descrizione di questo battery pack. Posso dirvi che è creato apposta per il controller Xbox One, perché ci sono proprio le pile con la potenza adatta per durare, non dico in eterno, però per quasi 16 ore. Sicuramente 16 ore te le fa queste pile, perché sono proprio della potenza giusta per il controller Xbox One e poi sono ricaricabili. Basterà inserirle qui dentro e poter ricaricare, né più né meno. Quindi essenzialmente il problema dell'acquisto compulsivo delle pile si risolve con questo battery pack. Quindi una volta acquistato questo, sì, è una spesa. Cioè entrare nel discorso controller Xbox che ti dura in eterna ha una spesa, però ti semplifica la vita e ti fa continuare a giocare in eterno. Quindi sta a voi scegliere questo punto di vista. Io preferisco usare il controller Xbox One con le pile estraibili, soprattutto dopo aver trovato le pile ricaricabili. Il problema delle micro USB rotte. Sappiamo che le tecnologie USB fanno schifo al cazzo, che siano Type-C o micro USB. Mi è capitato su entrambi i controller, e mi è successo davvero, che le mie micro USB si sono rotte. Quindi, senza possibilità di utilizzare il cavo USB e di collegarlo direttamente alla console, con questo qui mi basterà cambiare le pile e poter continuare a giocare tramite una chiavetta Bluetooth. Mentre questo qui, una volta che si è rotto il cavo USB, l'unica cosa che posso fare con questo controller, basta, non posso fare più nient'altro. È la fine che ha fatto questo controller PS4. Ecco perché preferisco i controller con le pile estraibili. Perché anche se si rompe il micro USB o si rovina, si scaricano le pile, puoi sempre continuare a giocare e a utilizzarlo. Questi 60 euro saranno sempre ben spesi. Mentre quello i 70 euro del controller PS4, come avete visto, sono stato costretto a buttarlo nel cesso. Però non dico che sono il controller Xbox One è il migliore del mondo. La domanda che mi faccio a Microsoft, e soprattutto faccio anche a Sony, cazzo, a Sony soprattutto. Da millenni, nelle console cinesi, mettono delle pile del Nokia. Questa è una pila del Nokia. Proprio le pile dei vecchi Nokia, non mi ricordo, dei vecchi modelli di cellulare Nokia. Perché nei vostri controller non mettete queste cazzo di pile? Perché? E soprattutto, dopo il successo di PSP, Sony, quelle pile vengono ancora tutt'oggi vendute. Perché nel tuo controller Sony, nel tuo controller PlayStation, perché Sony non inserisci le pile della PSP? Non ha senso. E poi Sony è una produttrice di pile. Quindi avrebbe anche a costo molto irrisorio poter inserire le pile estraibili. Al contrario di Microsoft che deve fare accordi con Duracell o altre aziende, come ha fatto tuttora. Aziende sviluppatrici di controller, anche di third party,
Per favore, inserite le pile estraibili. La soluzione per rendere finalmente i nuovi controller next gen. Questa è la mia idea. Fatemi sapere nei commenti se pensate lo stesso o se siete in disaccordo con me. Amate la follia questa fetecchia di controller che ho buttato nel cestino dell'immondizia. Se amate questo controller, fatemi sapere il perché lo preferite a questo. Però entrambi hanno un difetto, che non hanno pile estraibili ricaricabili. E soprattutto fa ridere che Sony non le abbia implementate, essendo anche una produttrice di pile, soprattutto ricaricabili. Quindi fatemi sapere nei commenti quello che pensate. Ricordatevi, perché il mio canale è puro sfogo e confronto. Peace.